Sono Andrea Trimarchi e insieme a Simone Faresin facciamo parte del gruppo Studio Forma Fantasma con base ad Amsterdam. Siamo stati invitati da Domitila D'Arti, curatrice del Maxi, per far parte del progetto di residenze delle promesse dell'arte all'Istituto Italiano di Cultura, dove abbiamo appunto allestito una mostra che sarà per tutto il mese di settembre a Parigi, con la mostra temporanea. Giovani artisti dal sicuro talento che hanno studiato a Firenze in una scuola importante di restauro e poi sono andati a studiare in Olanda a Eindhoven, dove hanno fondato la loro agenzia. La loro è una storia diversa, la loro è una storia di una, direi anche di una generazione, perché poi sono accompagnati da diversi compagni di viaggio che si sono un po' sparsi in tutto il mondo. Di ricercatori di storie che vanno dove hanno la possibilità di mettere a punto le loro storie. Quando abbiamo cominciato a lavorare con la ceramica, la maiolica in particolare, la cosa che abbiamo fatto era andare a capire da dove provenisse la maiolica. La ricerca formale è sicuramente importante nel nostro lavoro, ma non è la caratteristica principale. Credo che una caratteristica veramente importante del nostro lavoro è una ricerca più, vorrei dire, concettuale o materiale. La collaborazione con l'artigianato è sicuramente un'altra parte fondamentale, per esempio con Fendi, ormai 4 anni fa abbiamo fatto un progetto per noi molto importante che si chiama Craftica, dove ci è stato chiesto di guardare al loro materiale principale che è la pelle e di interpretarlo in modo nostro. Ecco, quello che a noi ci interessava di più della pelle è il fatto che sia nell'industria dell'uso, ma in generale nella produzione, in qualche modo ci sono delle gerarchie negli animali, ci sono delle pelli che sono considerate più preziose e le altre che sono considerate meno preziose. Quello che abbiamo cercato di fare con quel progetto è di in qualche modo scardinare questa specie di gerarchia e rivalutare delle pelli che sono o sottovalutate o considerate meno preziose o addirittura utilizzate per fingere altri materiali. Quando riguardiamo al passato, il nostro non è un atteggiamento nostalgico, non è che pensiamo che quello che è venuto prima di noi sia meglio del presente, ma crediamo che veramente sia una responsabilità anche dei designer utilizzare il passato come una fonte non solo di ispirazione, ma veramente di conoscenza che va a volte messa in discussione e a volte in qualche modo riutilizzata.